Oh, cosa c'è scritto? Da Bergamo a Modena solo per voi. Perché solo per Benji e Fede? Perché ho una sorella di 14 anni, quindi la accompagno, accompagnandola, mi è presa la passione. Mi è presa la passione. Sono dei cantatori molto famosi in Italia, qui è pieno di ragazze, come vede, quindi... Come li hai scoperti? Ah, li ho scoperti un botto di anni fa, quando ero piccolino, che ascoltavo le loro canzoni, adesso però mi sono venuti a piacere un po' meno. Esprimono i loro sentimenti nel cantare e esprimono tutto quello che hanno dentro con la musica, e diciamo che la loro musica è un po' come la loro salvezza per me. Cosa ti piace della musica di Benji e Fede? È musica pop, ascoltabile, ritmata, quindi insomma bella, bella, orecchiabile. Domenica 17 febbraio sono a Nonatola, in provincia di Modena, per il concerto di Benji e Fede. Benji e Fede è un duo italiano formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, attivo nella musica pop, che ha firmato canzoni come New York e Moscow Mule. Siamo qua da mezzogiorno di ieri. Il pomeriggio. Cosa ti piace della loro musica di Benji e Fede? Mi piace il fatto che mi entrano proprio in mente, non riesco più a non cantare. Farne meno. Bravo, esatto. Sono bravi? Perché voglio essere in prima fila, dato che sono bassa e non vedrei niente. Perché se lo meritano tantissimo. Ormai sono lanciati, sono diventati un duo italiano, sono ascoltati anche all'estero. Come mai tutto questo successo sia in Italia che all'estero? Perché fanno della musica che riesce a esprimere tante emozioni nonostante sia musica italiana, e sono fantastici. Allora, io li seguo da 4 anni grazie a una mia compagna di classe in prima media, li ho iniziati a seguire tramite YouTube anch'io. Come ti sei avvicinata alla musica di Benji e Fede? Allora, io l'ho scoperta grazie a mia cugina e mi sono innamorata già da subito. Ma in realtà ho iniziato a seguirli un po' per caso, li ho conosciuti proprio qua quasi 6 anni fa e da lì non ho più smesso, li ho un po' persi e poi ho ricominciato e non ho più smesso. Ecco, avete un pass speciale voi? Sì, perché vedremo le prove e avremo le prime file. E com'è vivere questa, diciamo, questa prova dal vivo? Ah, io la seconda volta ed è bellissimo. L'amore che trasmettono in ciò che fanno comunque, la passione. Cioè, sono i miei cantanti preferiti e quindi mi hanno fatto questo regalo per Natale. Perché sono diventati così famosi? Perché credo siano molto simpatici e capaci di trasmettere le loro emozioni con la musica. Le loro canzoni più famose quali sono? Ma sono bene o male tutte, perché le conosciamo, cioè noi fan le conosciamo tutte, ma le più famosi sono Moscow Mule, che è quella dell'estate, New York, Lettera, poi dopo c'è Tutto per una ragione con Annalisa, e poi dopo Tutto ad un fiato, che hanno partecipato anche alla Radio Brunestate con quello. Hanno poi dopo quella con Forme Geometriche. Insomma, ormai hanno fatto tante canzoni, diventate famose. Sì, quasi bene o male tutti i loro CD, tutte le loro canzoni sono famose. E si sono conosciuti, hanno deciso di fare una canzone insieme per un progetto di band. Sono conosciuti online, dopo hanno portato questa collaborazione nella musica. Sì. Ha accompagnato sua figlia? Assolutamente. Ecco, ma Benji e Fede invece? Beh, piacciono anche a noi, quindi lo facciamo volentieri. Sono dei ragazzi che rispecchiano sicuramente una genuinità, una freschezza, e sono puliti, soprattutto puliti.